Per cui l'obiettivo di questa esercitazione è quello di aiutarci un pochino, è sempre comodo fare un'esercitazione di laboratorio in mezzo per capire dove sono le criticità, aiutarci un pochino a vedere queste interfacce, immaginarcele, no? Prima di costruirle. Vi ripeto per la milionesima volta che la soluzione che faccio io, la soluzione che fa il borsista, la soluzione che fa l'esercitatore, quella che pubblichiamo sul sito, di qualunque esercizio di questo corso, non sono mai la soluzione. Mai. Ok? Quindi la domanda del tipo, ma io l'avevo pensata diversa, è giusto, ma certo che è giusto, cioè può essere giusto o può essere sbagliato, ma il fatto che sia diverso da quello che ho fatto io non vuol dire nulla, ok? Stiamo parlando di percorsi di progettazione, quindi ognuno prende un oggetto e lo costruisce nel modo in cui ritiene migliore. Certo che alcune scelte saranno sbagliate, ma tra, escludendo le scelte sbagliate, rimangono migliaia di scelte giuste, più o meno preferibili a seconda di un criterio piuttosto che l'altro, ma poi questi criteri in un certo senso ce li diamo anche noi, sulla base della nostra sensibilità. La prima osservazione generale, non cercate di copiare ciò che avete visto fare, noi cercheremo di fare esercizi anche di tipo diverso, in modo da darvi un po' di panoramica, poi siete voi che dovete progettare, sbilanciarvi su, ho scelto di farlo così. La seconda cosa è, invece più per, questo vale in generale, ogni settimana poi si ripete questa cosa, quindi tanto ve la ricordo, in laboratorio ve la sentite ripetere, eccetera. La seconda cosa, invece più specifica rispetto a questa parte del corso, quindi quella relativa alle interfacce, è copiamo. Cioè se dobbiamo immaginare un certo tipo di interazione, un certo tipo di interfaccia per una funzionalità, come prima cosa proviamo a far mente locale agli strumenti che usiamo, che conosciamo, ai siti, ai programmi, eccetera. Cerchiamo di capire se alcuni di questi programmi hanno delle dinamiche di funzionamento che sono simili a ciò che dobbiamo fare e andiamo a vedere come lo fanno loro. Ispiriamoci non all'esercizio che ho fatto ieri, ma a qual è, fatemi dire tra virgolette, la best practice, cioè ciò che i prodotti di più ampia diffusione fanno in quel caso. Perché poi di solito se un prodotto è molto diffuso è perché probabilmente ha anche fatto bene, ha fatto delle scelte che gli utenti apprezzano e quindi anche noi possiamo ricalcarle. Questo è un doppio vantaggio. Uno, ci aiuta in fase di progettazione, perché ci facciamo ispirare da una cosa che funziona. Sappiamo già che funziona. Due, per i nostri utenti, che quando arriveranno al nostro sistema informativo troveranno un ambiente familiare, perché i meccanismi di funzionamento sono simili a quelli di altri sistemi che loro già conoscono. Ok? Quindi oggi proviamo a lavorare su questo secondo punto. Proviamo a copiare, a vedere come fare a copiare. Allora io nel calendario delle lezioni l'ho chiamato, se non sbaglio, destrutturazione di siti o qualcosa di, o decostruzione di interfacce. Decostruzione. Quindi proviamo, per imparare a costruire, impariamo prima a smontare. No, come facciamo da piccoli per capire come funziona un giocattolo, la prima cosa lo smonti. Poi, 9 volte su 10 non sei più capace di montarlo, beh, noi speriamo invece di riuscirci. Allora, volevo provare a fare con voi un esercizio prendendo alcuni, io ne ho identificati 4 o 5, sistemi informativi liberamente accessibili che probabilmente avete già usato o avete usato cose molto simili. E cerchiamo di fare ragionamento al contrario del dire, ma i progettisti di questo sistema cosa hanno pensato, cosa hanno messo e dove? Andiamo a riconoscere lo scopo, la funzionalità e anche la struttura dei vari elementi di interfaccia. Cerchiamo di selezionare dei siti che abbiano un minimo di workflow, di flusso di operazioni, non una cosa che né troppo complessa perché altrimenti poi ci perdiamo, ma neanche monotematica, no? In cui faccio una cosa sola, l'interazione, se non scrivo un messaggio, batto invio, finisce lì, cioè,
Twitter ci darebbe poco spazio, molto all'interfaccia, molto al modello, ma poco in termini di casi d'uso. Non dico ce n'è uno, ma ce ne sono cinque. Ok, io non so, prenderei questi. Chi conosce Doodle? Allora, quando... Allora, sono contento perché... No. Vi è mai capitato di dovervi mettere d'accordo tra 10 persone su una data? Con giro di email o di messaggi su Facebook e cose di questo genere? Ecco, qual è l'effetto netto? È che dopo 200 messaggi di mail non hai mica capito, no? E poi arriva ancora quello l'ultimo, fa, ma allora abbiamo fatto giovedì, no, era già venerdì, si ricomincia da capo, no? Cioè, un processo molto semplice, come quello della, qui stiamo fissando la data della pizza, ma in realtà significa schedulare una risorsa condivisa. Il problema si trova in molti casi, no? In cui ho una risorsa, in questo caso è la data, il tempo, in altri casi può essere una macchina operatrice, una sala riunioni, quello che va prenotata, va selezionata in uno preciso istante di tempo in cui si verificano contemporaneamente una certa serie di condizioni. La cosa più semplice è che tutte le persone coinvolte sono disponibili. E se non troviamo un momento in cui tutti siano disponibili, cerchiamo di massimizzare il numero di partecipanti. Okay? Questo sito qua, Doodle, fa questo, fa questo lavoro, bene, benissimo, e basta, non fa altro. Sì, in realtà un pochino d'altro fa, ma è famoso per questo. Quindi non fatevi fregare dall'assonanza con Google, perché non c'entra niente, non fa motore di ricerca, fa scheduling, come dice lui, no? In modo semplice e diretto. Allora, quindi usatelo, no? Anche suggerimento. Proviamo a vedere com'è fatto. Cioè, chi ha progettato questo sito qui è un po' atipico, un po' strano, proprio per questo mi piace, perché poi gestisce un processo, il cui obiettivo è molto chiaro. Cioè, trovare una data condivisa che vada bene a tutti. E lo fa, è un processo anche un pochino, diciamo innovativo, nel senso che poi sommato... probabilmente voi non l'avete mai usato perché non lavorate ancora, ma diciamo, in ambito aziendale tutte le volte che si fissa una riunione il tipico processo è: ma io metterei lunedì mattina, quando uno o due cominciano a dire ma no, secondo me a me non andrebbe, ferma tutto, facciamo un doodle e convergiamo rapidamente. Quindi è diventato anche quasi un verbo. Vabbè, noi ci concentriamo sul lato dell'interfaccia. Allora, qui c'è una prima pagina. Cerchiamo di immaginarci qualcuno che scriva il caso d'uso di questa cosa qui e qualcuno che descriva un mock-up con gli elementi principali, no? Stiamo facendo l'operazione inversa. Allora, questa pagina, scrolliamola un attimo, è di fatto un'home page messa in un po', è l'home page del sito questa, organizzata in un modo un po' strano, no? È quasi più simile a un'interfaccia mobile che a un'interfaccia web. Perché ci sono le cose in una colonna unica, una dopo l'altra, grossa evidenza, con i caratteri molto grandi. Di fatto qua dentro ci sono in parte funzioni, ad esempio qui c'è un primo riquadro che dice Doodle Simplify Scheduling. Quindi ti descrive una funzionalità, ti dà un bottone per attivarla e ti dà un'idea, un esempio di come funziona. Poi c'è un po' di pubblicità. In realtà non è vera pubblicità, non sono cliccabili, ma sono i clienti, no? E chi usa questo sistema, chi ne parla, no? I giornali che ne parlano. Dopodiché questa seconda parte non è operativa, è informativa. C'è un logo, dice Doodle il calendario, Doodle coopera col tuo calendario, però non puoi fare nulla qua, se non c'è un error, è una parte di informazione, lui spiega meglio quali sono le caratteristiche. Poi qui c'è un po' di promozione, dice, beh, però se vuoi fare di più c'è la versione premium, e quindi qui puoi attivare ordina premium. Questa è un'altra cosa di informazione, Book Me, Meet Me, eccetera, però sono pagine di informazione con un link a una
un approfondimento, e poi questa è di nuovo promozione, in termini di diciamo, autocelebrazione, chi parla di noi, chi ci usa, eccetera, eccetera. Questo è il contenuto centrale, quindi mescola, tutto sommato, delle operazioni, delle funzioni operative. I casi d'uso a cui posso avere accesso partendo da questa pagina sono in realtà questo, schedula un evento e ordina la versione premium. Tutto il resto non è interazione, è leggere informazioni, tutto il resto è leggere. Quantomeno su questa pagina, sulla parte centrale di questa pagina. Perché poi in alto in realtà ci sono altri elementi, c'è questa barra all'inizio, cioè il menu principale, da cui posso fare, attivare altre funzionalità. Questo link non fa altro che rimandare all'home page, quindi non serve a niente. Questo link serve per, di fatto, spostarmi nella pagina tra le funzionalità group scheduling, che è quella fondamentale, e quella one-to-one scheduling, che però non è direttamente attivabile, perché devi andare a learn more e poi creare un account, è più complessa, richiede un processo più lungo da fare. Quindi in realtà questi due link sono link di navigazione interna. Hanno scelto di navigazione interna a questa pagina. Hanno scelto di fare la navigazione interna a questa pagina facendo un'unica pagina a lenzuolo e due link che ci permettono di spostarci nei punti principali per loro, per le funzionalità che vogliono metterci in evidenza. È un modo. Ci sono altri modi per avere un'informazione su una pagina unica e permettere all'utente di spostarsi? Sì. Ad esempio, i tab, no? Le linguette che ci sono su alcuni siti, per cui, che ne so, prendiamo questo qua che è il portale della didattica, poi ci torniamo su una sua parte. Ci sono varie sezioni, c'è un'unica pagina, concettualmente, con varie sezioni, che se passi da una all'altra scoprono, no? Qui mi dà una metafora di fogli sovrapposti di cui ne porto avanti uno rispetto agli altri, no? I cosiddetti tabs che si usano spesso. Qui invece non hanno, la funzione è la stessa, evidenziarmi una parte piuttosto che un'altra di un contenuto che complessivamente è unico. E poi ho altri due casi d'uso che posso attivare, due funzioni che sono accessibili da questa pagina, che sono la creazione di un nuovo account e il sign in o il login. Cioè, posso entrare se ho già un account. Quindi le cose che posso fare da questa pagina essenzialmente sono tre, abbiamo detto. Schedulare un evento, creare un account e fare login. Tutto il resto è o navigazione interna oppure navigazione tra parti informative, che per carità hanno la loro dignità, però non hanno impatto sul modello dati, cioè non innescano dei casi d'uso rilevanti per il sistema informativo. Lo sono per l'utente perché legge, impara, c'è pubblicità, eccetera, no? Però sono, diciamo, molto più semplici. E poi c'è una parte finale che è questa, che è l'ultima riga. Quindi questa pagina è fatta di tre parti, una barra iniziale, un footer finale, cioè un'ultima riga, e poi un contenuto centrale, che contiene molte informazioni, alcuni link di approfondimento e un bottone per attivare una funzione. La parte sotto di fatto contiene al 90% dei link, semplicemente, a parti, quindi da blog in avanti, sono dei link ad altre sezioni del sito, la parte del blog, la parte dell'about, cioè chi siamo noi, come fare a fare pubblicità su Doodle, il termine di servizio, privacy policy, visto che fornisci i tuoi dati, informazioni di contatto, eccetera, eccetera. Mentre i primi due link invece sono operativi. Il secondo qua, Recommend Doodle, non è altro che un link ai, che ti permettono di condividere questa pagina su Twitter oppure su Facebook col tuo account. Se ti piace talmente tanto, allora clicchi e ti apre una finestra Facebook in cui puoi dire guarda quanta bella sta roba. No? Quindi attiva, se vogliamo, un caso d'uso, ma in realtà lo attiva su un sito diverso, non sul tuo sito, non sul sito di Doodle stesso. E poi invece questo,
permette di cambiare la lingua. Infatti è un menu a comparsa questo, un po' strano perché parte dal basso verso l'alto, ma ha la logica del menu a comparsa. Una voce che ti permette di scegliere la lingua nella quale vuoi che l'interfaccia si presenti e ti colloqui con te. E quindi, insomma, mettessi italiano, capita niente, perché non hanno tradotto. No, qualcosa è tradotto, crea un nuovo account, qualcos'altro no. È per quello che io i siti li uso sempre in inglese, almeno sono sicuro che non trovi le cose a metà. Dal punto di vista dell'interfaccia, quest'ultima riga crea qualche confusione, no? Il fatto che vengano mescolati, di fatto un menu con altre voci che sono semplicemente dei link informativi con lo stesso stile. La domanda che avrei dovuto farmi è: immaginate che qua non ci sia scritto, vabbè, proviamo a farlo. No? Se qualcuno di voi legge il, penso sia cinese sta roba, si astenga. Ma guardando così, riusciremmo a capire che questo è una voce, è un menu a comparsa e gli altri sono solamente lì? No, perché a livello di interfaccia non c'è nessun suggerimento che me lo dica. Devo andarci sopra col mouse per capire. Quindi, se vogliamo, è facile trovare difetti nelle cose fatte dagli altri, no? Però ci si allena, perché così l'occhio impara a riconoscere le cose e poi la mente impara forse a non compiere con gli errori. Quindi, se vogliamo, vediamo un po' se... questa risoluzione qua non si vede niente, ma volevo evidenziare i blocchi. Ok, dopodiché la modalità, quindi abbiamo detto le cose interattive qua sopra sono quattro a questo punto: crea un account, fai login, schedula un evento o cambia la lingua. Sono messe in luoghi, in posti completamente diversi, per scelta ovviamente, e anche rese in modo molto diverso. Allora, Rudolf si può usare anche in modo anonimo, quindi non abbiamo bisogno di creare un account, anche se creandolo semplifica le cose, perché si integra col calendario se hai un calendario online. Per cui noi proviamo a attivare questo caso d'uso. Quindi l'home page in certo senso è un caso d'uso da sé, da sola. Presentarsi, il sito si presenta all'utente sull'home page dando accesso agli altri casi d'uso. Questo è un estremo perché di fatto tutto il sito si regge su una funzionalità. Qualcuno la spenga. Tranquillizzate chi è dall'altra parte. Se volete mi giro dall'altra parte per non vedere chi è. Ok. Non c'è qua il problema di dire: ma come faccio, se ho 50 funzionalità, a farle scegliere all'utente? Quindi come faccio il menu principale? Non c'è, perché qui c'è una funzionalità sola, quindi sono partito da qui per questo. E quindi una funzionalità sola, c'è un bottone solo, finito lì. Hanno scelto il bottone. Se vado su Schedule an Event, inizia il caso d'uso vero e proprio. Allora, cosa capiamo da questa interfaccia? Capiamo che il banner iniziale non è cambiato. Sono cambiati i link di navigazione, sono scomparsi i link di navigazione interna che c'erano qua, che ovviamente avevano senso solamente all'interno dell'home page. Però le funzioni là sopra continuano a rimanere. Quindi già dopo questo primo click il mio cervello ha classificato quello come la testata del sito e non ci pensa più, perché non è cambiato. In fondo sono sempre le stesse cose, non sono di nuovo cambiate. Quindi da questo momento in poi non le guardo più. Poi sono comparse due cose nuove che non ho difficoltà a riconoscere come pubblicità. Questa in alto e questa a destra. Di nuovo, non consideriamole. Ma proprio perché non...
Non avete idea di quanto il nostro, la nostra percezione sia in grado di distinguere rapidamente ciò che è pubblicità e da ciò che è contenuto. No? E poi si chiede, ma sì, c'è la pubblicità su quel sito? Magari non lo sai neanche, perché non l'hai vista proprio, non l'hai proprio percepita. Questo è un problema, per chi non lo sa, perché a volte su alcuni siti vogliono metterti un annuncio in modo molto visibile, un annuncio importante, la settimana prossima il sito sarà giù, stiamo cambiando i termini di servizio, cose di questo genere. Allora te le mettono bene in evidenza, colorate, grosse, e tu non le leggi, non le vedi, perché il tuo cervello, prima che tu le legga, le ha già classificate come pubblicità e lì non guardi. No? Quindi ciò che tu pensavi di evidenziare, invece l'hai trasformato dal punto di vista grafico in un contenuto che viene filtrato. E rimane il riquadro di contenuto vero e proprio. Vedete che questo sito è sempre basato su un riquadro, che è questo, ampio, all'interno del quale c'è un riquadro più piccolo, che è quello azzurro, in cui succedono le cose. Qui mi dice cosa devo fare, che potrebbe essere benissimo il nome del caso d'uso, e mi dice già che questo caso d'uso è composto di 4 passaggi. Sono nel passo 1, generale, poi ci sarà un passo 2, l'orario, passo 3 impostazioni, passo 4 manda l'invito. Questa semplice riga dà già subito un'informazione forte all'utente, anche se l'utente poi non va a leggere i singoli passi, però il fatto che ci sia, ci sono 4 passi con le freccioline, uno evidenziato, mi dà già un mucchio di informazioni sul contesto, di che cosa mi devo aspettare. E qui devo inserire delle cose che poi andremo a vedere, e poi ci sono sotto i bottoni avanti e indietro, come casualmente avevo fatto io la settimana scorsa in aula. Ho diversi passi, quindi permetto all'utente, allora i passi 1, 2, 3, 4 messi in alto e i bottoni avanti e indietro messi in basso determinano, impostano subito qual è il pattern di interazione. Andrò avanti e indietro tra una serie di pagine, di valori, e poi alla fine, diciamo così, confermerò il tutto, il pacchetto. So già che quando inserisco i dati qua, se ci sono 4 passi, il fatto di inserirli nella prima pagina non è definitivo, non causa nulla, non fa partire la prenotazione o la schedulazione dell'evento o quello che volete, perché so che probabilmente avverrà solo la conferma finale, avverrà solamente al passo 4, e posso nel frattempo rivedere le cose che ho inserito tornando avanti, tornando indietro, andando avanti, fino a quando non darò la conferma, ma che farò solamente all'ultimo passo. Questo è ciò che mi dice, questi due piccoli elementi. Quindi se è la nostra modalità, se noi vogliamo che l'utente pensi questo, glielo presentiamo in questo modo. Copiamo, proviamo la regola. Fai come fanno gli altri, uno dei principi di usabilità. Ok, a questo punto mi dice, dammi dei dati. 5 informazioni di tipo generale, scritto qua. Il titolo dell'evento, il luogo opzionale in cui si terrà questo evento, una descrizione opzionale relativa all'evento, il tuo nome e il tuo indirizzo di mail. E poi, come sempre, quando chiede dati per... non come sempre, questi lo fanno bene, quando si chiedono dei dati personali, viene spiegato a che cosa vengono utilizzati. Qui dice, guarda che in realtà ti sto chiedendo la mail solamente per permetterti di gestire il sondaggio che stai lanciando, perché sennò se io non sapessi chi sei, come faccio a permettere a te di modificare o vedere i dati, vedere le risposte degli altri e non a chi che sia. Devi darmi qualche cosa che mi permette di identificarti. Però ti dice, guarda che però se mi mandi la mail qua, non stai creando un account, non ti chiedo di creare un account. Se vuoi lo fai, ma non è questo il momento in cui farlo e quindi non è neppure necessario farlo. In due righe, un esercizio molto difficile è scrivere quelle due righe. Cioè, voi partite da tutto ciò che vorreste dire alla persona in quel momento e cercate di farlo stare in due righe, meglio una. No? Perché tanto se scrivi 5 righe nessuno le legge.
Se tu scrivi 5-6 righe, di nuovo la gente lo classifica come ah, ma quelli sono i termini di servizio con tutte parole legali, confuse, non si capisce niente. Non lo leggo neppure. Quanti di voi leggono i termini di servizio che ci sono su tutti i siti? No, clicchi su accetta e basta. No? È così. Infatti poi molti ci giocano perché ci infila dentro la clausoletta che... Quindi anche riuscire a scrivere la frase, no, che si faccia leggere e si faccia capire al volo non è per nulla banale. Ok, noi cosa vogliamo organizzare? Vogliamo organizzare l'esame, che ne so, al Politecnico, aula 99, descrizione, beh, se sto mandando l'invito a qualcuno che non è presente o non lo conosce devo spiegarlo. Altrimenti posso anche non spiegarlo. Ecco, qua la scelta degli elementi di interfaccia è non ambigua. Questa è una riga, questa è una riga, questo invece è un campo di testo in cui posso scrivere quante righe voglio. È chiaro che è opzionale, e in più, senza darmi troppo fastidio, a fianco ho un contatore che mi dice quanto spazio ho a disposizione. Nome e indirizzo. Il nome è obbligatorio? Sì o no? Come faccio a capire se è obbligatorio o no? Perché se fosse opzionale ci sarebbe scritto opzionale. Le prime tre righe me l'hanno fatto capire. Quindi chi ha fatto questa interfaccia ha messo, anziché indicare, come fanno altri, con un asterisco i campi obbligatori, che è un'altra convenzione che c'è su molti sondaggi, hanno indicato con opzionale i campi non obbligatori. E quindi gli altri sono tutti obbligatori. Per cui se io mi dimentico di inserirli, cerco di andare avanti, ho cliccato su Next, lui non mi fa andare avanti e mi evidenzia i valori che non ho inserito. Quindi sono io. E vado alla seconda pagina. Quindi ho inserito delle informazioni generali, cioè chi sono io che sta lanciando, che sta cercando di organizzare un evento e che cos'è l'evento. Poi c'è una seconda pagina. Time proposal, sapevamo che ci sarebbe stata una seconda pagina, sapevamo già perché c'era l'elenco all'inizio e c'era il next in fondo. Allora, qui andiamo a vedere i dettagli. Allora, la pagina è rimasta uguale, quindi banner sopra, banner sotto, pubblicità, ci sono sempre. Questo blocco qui, bianco in alto, non è cambiato, salvo per il fatto che si è evidenziata la seconda voce anziché la prima. La prima è diventata un link, quindi mi dice che se voglio tornare indietro, posso tornare indietro cliccando qui, oppure ovviamente cliccando sull'indietro, sul back. E poi ho imparato che il lavoro lo faccio nella zona azzurra, qua dentro. Dove qua secondo me ci sono un pochino di confusioni terminologiche, perché qua parla di time, qua parla di day e qua parla di date. In realtà vogliono dire tutte la stessa cosa, no? Però, secondo me, avrebbero potuto fare di meglio. E quindi qui devo scegliere, al plurale, proposals, dates, al plurale. Mi dice che devo scegliere una o più date. Attraverso un elemento di interfaccia che è il calendario. Quindi cerco di ogni volta di farmi lo stesso ragionamento, no? Partendo dall'esterno e andando verso l'interno. Il contesto qual è? Una pagina fatta in questo modo sono al secondo passo di un processo di 4. Se voglio posso andare avanti, se voglio posso andare indietro. Questo è il contesto. Poi il task, che cosa devo fare? Scegliere una o più date. L'interazione, come faccio a scegliere queste date? Beh, cliccando dentro il calendario. Cerchiamo di
sempre di farci queste domande. Dove sono, cosa posso fare e come lo faccio? Come lo faccio? Beh, diciamo che proviamo i giorni della settimana prossima. Qui posso andare avanti e indietro. La settimana prossima è quella, sì. È già dicembre. 3, 4, 5, 6. Allora, ho cliccato su delle caselle e ho visto cosa rifaccio da capo, a rallenti. Scelgo, sposto il mouse su un calendario, si evidenzia una data, la forma del puntatore del mouse diventa una manina, sono tutti indizi che mi dicono se vuoi clicca qui. Non c'è bisogno di scrivere clicca sul giorno, ah, in realtà l'hanno scritto, però non c'era bisogno, non l'ho letto, giuro, l'ho letto dopo che l'ho detto, che qui c'era scritto click on. Non serve. Dopodiché, quando aggiungo una data, cosa succede? Che a fianco viene riportata per esteso il nome di quella data. E non cambia nient'altro. Allora, questo mi dice due cose. Beh, tre. Una, che quella data è stata presa, quindi il mio click è stato capito. Due, che se voglio posso aggiungere altre date, perché questo calendario non si è tolto di mezzo dopo che ho selezionato una data, è rimasto lì. Quindi se voglio posso aggiungere altre. Tre, mi dice che quella data che ho messo posso anche toglierla. È molto esplicito il cestino, che mi dice che se clicco sotto il cestino, altra convenzione decennale, cancello quell'elemento. I modi per gli indizi grafici per indicare la cancellazione sono due, il cestino e la crocetta, a seconda dei casi. In realtà c'è un altro modo per cancellare una data, che è cliccare nuovamente sulla data stessa. Quindi sono due modi diversi, ogni utente userà quello che preferisce. Quindi fornire modi diversi di ottenere lo stesso risultato, purché venga mantenuta la coerenza, è un bene, perché ogni utente sceglierà il modo che trova più. Magari l'utente più smaliziato capisce che può cliccare sul giorno per cancellare e aggiungere una data, invece l'utente un pochino più alle prime armi tende a leggere di più, guardare di più e quindi scegliere gli elementi più evidenti. L'utente un po' più avanzato riesce anche a leggere i segnali un pochino più sottili. Quindi passo 2 era scegliere delle date possibili nel quale organizzare questo evento. Indietro, se faccio indietro dove torno? Torno qua. E mi aspetto di trovare esattamente le stesse informazioni che avevo. Se vado avanti, torno qua e mi aspetto di trovare esattamente le stesse informazioni che avevo. Se vado avanti ancora, qui c'è una sorpresa, perché è vero che sono andato avanti, ma sono sempre ancora nel passo 2. Quindi in realtà non è vero che ci sono 4 passi, ci sono 4, se vogliamo, chiamiamoli macro passi adesso, perché abbiamo scoperto che non sono 4 passi elementari, di cui perlomeno il 2, il passo 2, è almeno diviso in 2 sottopassi elementari. Ci crea problemi? Sì, no? Non lo so. Però ci eravamo fatti un'idea diversa da quella che è la realtà. Pensavamo di dover schiacciare next 4 volte e invece almeno 5. Almeno, perché non so poi cosa viene dopo, no? Voi non avete mai visto questo, quindi lo sapete meno di me. Vabbè. Però capisco perché l'AMA aveva detto time e non date. Ha detto, ma proponi dei tempi per il tuo evento. E il tempo te lo chiedo in due passi. Prima ti chiedo i giorni e poi ti chiedo le ore. O gli intervalli di ore. Ma a livello cognitivo ti dico, guarda che questa è la fase in cui stai scegliendo i tempi. Le proposte temporali, le alternative, i momenti alternativi.
E dopodiché qua, questa se vogliamo è la videata più complessa, è l'unica per la quale ci sono delle istruzioni vere e proprie. Perché dici, ma cosa devo scriverci? Allora, io sulla sinistra ho i giorni che ho scelto prima, dal 2 al 6 di dicembre. Quindi le righe di questa tabella sono i giorni, le colonne sono etichettate tra il 1, tra il 2 e tra il 3. A prima vista non so cosa mettere. Cioè, io devo indicare delle alternative, immagino. Cioè, lunedì dalle 10 a mezzogiorno? E cosa devo scrivere? 10 qua e 12 qui? E qua cosa ci scrivo? Non è immediatissima. Qui dice, proviamo a leggere l'istruzione allora, inserisci qualunque numero di proposte, un numero arbitrariamente grande di proposte, valide per ogni giorno. Se non metti le ore, io considero l'impegno come sulla giornata intera, ma noi invece siamo interessati alle ore. Ecco, questo in realtà ciò che chiede lui è che tu inserisca qualcosa tipo così, dalle 10 alle 12. Perché poi magari un'alternativa è dalle 12 alle 14 e l'altra dalle 16 alle 18. Questo non te lo dice. In questo elemento qua, questa interfaccia utente ti lascia abbastanza... Non c'è neanche, ecco, la cosa che non mi piace, che non c'è neanche un esempio. Se fosse esempio 9-11, siamo a posto. Poi dopo che ci provo lo capisco. Nel senso che io ho scritto 10-12 e lui me l'ha scritto per bene, 10 con due punti, AM, PM, mi fa capire che ha riconosciuto la richiesta. Però se io qua inserissi invece 8 e basta, cosa fa? 8. Dalle 8 a? In realtà potrei anche mettere altre cose. A lui va bene tutto qua. Allora, questo è probabilmente il motivo per, forse, non ho progettato io, stiamo decostruendo, quindi stiamo cercando di immaginare il ragionamento che c'è stato dietro. Forse hanno detto, ma lasciamo molta libertà nel come gli utenti vogliono, perché magari c'è quello precisino che fa l'appuntamento dalle 7.52 alle 8.37, magari vorrebbe anche i secondi. Mentre l'altro gruppo diceva, ci vediamo di mattino o di pomeriggio. E allora loro hanno detto, hanno deciso, immagino io, lasciamo libertà di inserimento, punto. Qualora il dato inserito lo riconosciamo come fascia oraria, vabbè, allora lo interpretiamo come fascia oraria, altrimenti lo lasciamo libero. Adesso possiamo scrivere qua, dopo cena. E va bene lo stesso. Dopodiché qua ci sono, quindi... Rifacciamoci la nostra domanda. Dove siamo? Siamo al passo 2 bis di 4. Cosa dobbiamo fare? Inserire per ogni giorno di quelli che avevo proposto delle fasce orarie in cui far avvenire l'evento. Come faccio? Inserisco dei valori nelle caselle o valori precisi di orario o di intervallo di tempo oppure testo libero. Questa, rispetto alle altre pagine, è quella che richiede un po' più di sperimentazione per essere capita. Poi ci sono due funzioni, la seconda è fondamentale. Fai in modo che tutte le righe siano uguali alla prima. Cioè, se io ti do degli intervalli di tempo che sono gli stessi su tutti i mattino o pomeriggio, su 6 giorni diversi, non devo mettermi a scrivere mattino, 6 volte. Quindi questa funzione prende ciò che è scritto sulla prima riga e lo duplica tale quale sulle altre, poi puoi cambiarlo se vuoi. Ma...
Oppure, se tu vuoi dare più alternative, aggiungi ulteriori slot temporali, e allora ce ne dai 4, 5, 6, e se ne vuole ancora ne aggiungi ancora, dipende da quante opportunità puoi dare in ciascun giorno. Queste sono le due funzioni di interazione interne a questa tabella. Se vogliamo, sono delle facilitazioni alla compilazione. Anziché farmi vedere subito 10 ore, una cosa come questa che intimorisce, insomma, se avessi visto come primo impatto questa cosa qua, mi sarei fermato. Invece ne ho viste tre, ho capito come funzionavano e ho capito che se ne ho bisogno di più alternative, le posso ottenere. E poi posso andare avanti. Quindi siamo al passo 3. Tornando dentro al passo 2, sono le ore, l'altro passo 2 sono le date. E adesso andiamo al passo 3, vero e proprio, impostazioni. E questo ti dice, guarda, vuoi una richiesta semplice? Oppure impostare degli, definire delle impostazioni opzionali. Qui si dice chiaramente, beh, per una cosa normale semplicemente fai next e non c'è bisogno di far nulla. Quindi la prima volta uno non la guarda neanche. Chi è curioso invece c'è questa frettolina che dice, beh, allora fammi vedere cosa potrei scegliere, posso scegliere queste cose qua. Sono opzioni che si applicano al sondaggio corrente. Opzioni, sto leggendo l'interfaccia, sto decodificando l'interfaccia, sono opzioni che non sono importanti, me lo dice tre volte che non sono importanti, che non sono fondamentali. Uno me lo dice a parole qua, puoi semplicemente passare questo passo, altrimenti vai a vedere sotto. Due me lo dice optional. Tre me lo dice questa freccia. Quindi c'è qualcosa ma te l'ho nascosto perché magari non ti interessa. Quindi stai insistendo nel dire, guarda, se proprio vuoi vai, però guarda, le prime volte immagino che tu non ne avrai bisogno. Se ne hai bisogno, apri questo. Quindi la frecciolina si è capovolta, quindi da verso il basso punta adesso verso l'alto. Un po' anomala come convenzione. E trovo quattro checkbox. Quattro checkbox mi dice che sono quattro flag, quattro condizioni, vero o falso, che posso impostare indipendentemente l'una dall'altra. Speriamo sia vero, ma quello che mi stanno comunicando è questo. Quindi questo può essere di tipo sì, no, forse, può essere di tipo nascosto, può essere con un'opzione sola, oppure, adesso le leggiamo. Ma adesso prima di chiederci che cosa fanno, la prima cosa che noto è che se seleziono la prima, la terza e la quarta diventano non più valide. Se seleziono yes, no, queste qui diventano grigie, e se provo a cliccarle viene questo cartello minaccioso che mi dice non provarci neppure. Quindi non sono proprio indipendenti tra di loro queste quattro scelte, perché se scelgo la prima, la terza e la quarta è un compromesso, come sempre. Sarebbe tanto bello avere le cose o totalmente mutuamente esclusive o totalmente indipendenti, però la complessità del mondo reale a volte... In realtà uno dovrebbe vedere queste solamente se questa non è selezionata, però se è selezionata cosa faccio? Te le nascondo? Ma non so, magari è brutto. E lo disabilitano. Ti dice che c'è, ma ti fa capire che ha senso solamente se questa è disabilitata. È un'informazione che ottieni solo dopo che hai schiacciato questo. Non è un'informazione che l'interfaccia ti presenta prima.
non è poi così grave, anche perché ricordiamoci che siamo in una parte settings che abbiamo raggiunto proprio tre volte perché lo volevamo. Quindi siamo cognitivamente anche disposti a investire un po' di più per capire. Dopo che mi ha detto che guarda che molto probabilmente non ti interessa, siamo andati lo stesso. Quindi non è meno grave il fatto che sia più complessa da capire, che richiede, infatti vedete che anche qua sono spiegate queste opzioni una per una. Chi ha progettato l'interfaccia avrà pensato che queste opzioni non sono facilmente comprensibili al primo colpo, al volo, e allora nascondiamole e spieghiamole bene. È uno use case esteso rispetto a quello di base. Quello di base probabilmente non prevede questo. Adesso leggiamo cosa dicono. La prima dice, vabbè, noi abbiamo tanti giorni e tante fasce orarie. L'utente può dire ci sono o non ci sono, normalmente, per ciascuna fascia oraria. Invece questa modalità è la modalità in cui l'utente può dire ci sono o non ci sono, e se proprio bisogna posso esserci, no? If needs, if need be. Se c'è bisogno, quindi sarei occupato, però al limite posso liberarlo. Quindi è una sfumatura tra il sì e il no. Idem Paul dice, questa normalmente, come vediamo tra un attimo, tutti possono vedere cosa gli altri hanno risposto. Poi ci chiediamo perché. Questo invece dice, no, se vuoi che ciascuno possa vedere solo le proprie risposte, e non quelle degli altri, e ovviamente tu anche amministratore le puoi vedere, quelle di tutti. Ma i vari partecipanti tra di loro non si possono vedere. Con un warning del tipo, se però poi perdi il link che ti mando per dire che tu sei l'amministratore di questo, lo perdi perché non la potrai mai più vedere. Ma. E poi ci sono altri due vincoli che dicono... Uno dice, normalmente se io ho delle opzioni, il partecipante sceglie tutte le opzioni in cui lui è disponibile. Questo invece vincola il partecipante a scegliere al massimo una opzione. Diventa una prenotazione. Non ne posso scegliere due o tre. Per fissare un appuntamento non ha molto senso. Perché? A ciascuno. Però per altri casi d'uso potrebbe essere utile. Così come invece... puoi fare l'inverso, per ciascuna fascia oraria non accetto più di una, due, tre persone. Allora, se stiamo, che ne so, pianificando degli esami orali, può aver senso. No, io metto una fascia di un'ora, in quell'ora passo tre persone, quindi ciascuno si va a scegliere la fascia oraria che preferisce, purché ne siano al massimo tre. Quarto, e poi chi arriva per quarto, non potrà più scegliere quella fascia oraria lì, che è già stata presa da altri, dovrà scegliere tra le altre. Quindi, sono casi d'uso diversi che si innestano sullo stesso flusso principale. Ok, lasciamo le cose avanzate, non settate, passiamo all'ultimo passo. L'ultimo passo è fare un sondaggio, è inutile se non lo dico a nessuno. Perché io ho creato, ho definito delle fasce orarie dei giorni, ma le persone che si dovrebbero iscrivere, o tra le quali stiamo cercando di organizzare questo evento, non lo sanno. Allora, per farglielo sapere, ci sono due modi. Tu gli mandi l'invito, cioè gli mandi tu un invito via mail, oppure fai in modo che Doodle mandi l'invito. La differenza è che se tu mandi l'invito, hai già finito. Clicchi su finish, il sondaggio è chiuso e ti daranno poi le informazioni per invitare gli altri. Se invece vuoi che Doodle mandi l'invito, devi dire quali sono gli indirizzi di mail delle persone, no, non mi interessa, delle persone che vuoi invitare. E poi sarà Doodle stesso a mandare le mail. Ma ci va bene la versione semplice, che tra l'altro è messa per prima, è sempre prima la versione semplice e dopo la versione complessa. Di nuovo, rifacciamoci le stesse tre domande. Dove sono? Sono all'ultimo passaggio di un processo. Cosa posso fare?
invitare gli altri, invitare il gruppo di persone a partecipare al sondaggio. Come faccio? In due modi, o cliccando su finish o inserendo insieme l'indirizzo di mail. Cliccando su finish cambia l'interfaccia, non c'è più l'1, 2, 3, 4, sono uscito, quello che ho fatto nei passi 1, 2, 3, 4 potevo andare avanti e indietro a piacere, adesso non più, ho cliccato su finish, sono uscito, è definitivo ciò che ho fatto. E lui mi dice, guarda che io ti ho mandato delle mail con due link, e questi link sono questi, il link per la partecipazione e quello per l'amministrazione. E dice, guarda, il link per la partecipazione puoi distribuirlo a chi vuoi, mandalo a chiunque tu voglia invitare. Il link per l'amministrazione invece è tuo e ti serve per modificare, chiudere o cancellare il sondaggio, quindi da non mandare in giro. Nel frattempo credo che siano arrivati due mail, una è questa, che dice, attenzione, non inoltrare questa mail, perché questo è il link per l'amministrazione, per amministrare. Io non ho fatto il login al sito, il sito non sa chi sono, quindi l'unico modo che ho io di tornare in un secondo momento è cancellare, vedere i risultati, eccetera, il sondaggio, è usare questo link segreto. E invece l'altro link è generico e dice, guarda, il link per il tuo sondaggio è questo, condividilo con tutti, ciò che vuoi, con tutti coloro che vuoi invitare. E quindi se io invito qualcuno e gli dico ma clicca su questo link, che cosa vede questo qualcuno? Perché finora solo ho creato delle cose e sono arrivato alla fine, qui non posso più far nulla. Non c'è neanche più il login là in alto. Sono arrivato alla fine, fine. Posso tornare all'home page o posso cliccare su uno di questi link. Oppure farmi rimandare le mail se qualcosa è andato storto. Ma per il resto ho finito, non ho più, il caso d'uso è arrivato alla fine. L'altro caso, quindi questo era, se vogliamo, il primo processo. Creo un nuovo sondaggio, sono arrivato alla fine. Poi questo innesca, abilita altri casi d'uso, come quello di riempire, rispondere al sondaggio. Quindi io ho cliccato sulla mail che ho ricevuto, io mi avrei potuto inviarla, inoltrarla, quindi ciascuno avrebbe avuto questo stesso link. Cliccando sul link arriviamo a questa pagina che è la stessa, ha la stessa struttura ovviamente del sito, ma nella parte centrale abbiamo le informazioni di base sul sondaggio, il titolo, la descrizione, il luogo e poi le opzioni. 2 dicembre dalle 10 alle 12, dalle 12 alle 2 dopo cena. 3 dicembre dalle 10 alle 12, eccetera, eccetera. Poi c'è questa grafica fisarmonica che dice guarda che sta roba qua in realtà ha tante altre opzioni, non ci stavano tutte. Quindi dall'idea di foglio di carta ripiegato, cliccando il quale si allarga. No, questi hanno molto probabilmente in mente del tipo non mostro mai una cosa troppo grande all'utente, la mostro piccola e poi gli do il modo di allargarla se vuole. E quindi a questo punto Pippo può compilare le proprie disponibilità. Questo caso d'uso è, se vogliamo, molto semplice. È fatto da una pagina sola. Una pagina nella quale posso fare una cosa sola, inserire il mio nome e le mie disponibilità. E poi un bottone che dice save. Quindi molto molto semplice. Che è bene, no? Perché se vogliamo chi ha creato il sondaggio ha dovuto fare una serie di passi. Chi risponde deve rispondere, deve rendere il più semplice possibile rispondere. Una pagina. Selezione le caselline, salva. Grazie.
E fine. Hai finito, hai già risposto. Poi eventualmente c'è un'estensione di questo caso d'uso che dice: se dopo che hai risposto vuoi essere informato di chi altro risponderà, allora clicca questa casellina e beh, poi ovviamente devi poi dargli il nome per sapere, lui deve sapere chi deve informare. Ma finora chi ha risposto, Pippo, non è Fulvio, è un altro, non ha dato nessuna informazione, non ha dato la mail, non ha dato nulla. E un altro clicca sul link, un altro, e trova il sondaggio già parzialmente riempito da Pippo. E quindi lui, che si chiama Pluto, che ovviamente deve fare compagnia a Pippo, metterà le proprie disponibilità. Il fatto che tu vedi dove hanno già dato le disponibilità agli altri in qualche modo ti guida, no? Tipo, vabbè, è inutile che metta troppe disponibilità qui, che intanto non c'è nessuno, o se vedo che hanno risposto in 12 e ci sono due date in cui possono tutti e 12, cercherò, no? di convergere verso quelle date lì, cioè, so quanto sto rendendo più facile e più difficile la convergenza verso una data. Però al netto di questo io metto le date che voglio, salva, e ho finito. Un altro utente arriva, il terzo, e vede le opzioni di tutte, ma già evidenziate, vedete che c'è in grassetto con l'asterisco, la data in cui possono tutti, oppure può la maggior parte delle persone. Vado sopra e mi dice, guarda che questo, se riesci, cerca di venire qua. Perché qua possono tutti, una serie di suggerimenti, gamba di legno, qua, e così via. Quindi, questo secondo caso d'uso, cioè l'inserimento, proviamo a rivederlo dal punto di vista interfaccia. Uno, se io avessi mandato un doodle a voi per dire mettiamoci d'accordo su una data, voi mi vedete che quando nessuno di voi ha usato questo sito prima, quindi sareste arrivati a questa pagina qua. Allora lì parti da zero, no? Non hai contesto, devi creartelo. Allora, capisci che c'è della pubblicità, capisci che c'è un sito che si chiama Doodle, in cui puoi fare login o creare un account, ma non credo che mi interessi farlo adesso, perché sto rispondendo. Mi spiega di che cosa si tratta, il riassunto più riassunto che si può, di cosa devo fare. Siamo qui per metterci d'accordo su una data e un'ora, un tempo. Inserisci il nome e seleziona le caselline nelle quali sei disponibile. Con meno parole di così probabilmente non si può dire. Poi ci sono le informazioni e questa tabella. Dove sono? Sono su un sito che si chiama Doodle. Per far cosa? C'è scritto qua. Selezionare un orario. Come? L'unica cosa che posso fare su questa pagina è scrivere il nome e cliccare sulle caselline. Fornire il nome e selezionare la disponibilità. E poi chiudere save. E come farlo? Ci sono pochi dubbi. Queste sono vere checkbox, nel senso che sono veramente tutte indipendenti l'una dall'altra. Questo è un campo di testo messo lì piccolo e stretto, gli si suggerisce di non scrivere troppa roba, ma solamente il nome e basta. Allora, sulla base di questa tabella, chi ha generato il sondaggio ovviamente potrà vedere tutto questo e decidere la data, ma questi sono altri casi d'uso più avanzati sulla chiusura del poll. Nel frattempo, a chi ha creato il Doodle sono arrivati, visto che all'inizio ricordate che avevo dovuto dare l'indirizzo di mail, arrivano degli aggiornamenti tipo guarda che un'altra persona ha risposto, un'altra persona ha risposto Pluto e poi ha risposto gamba di legno, eccetera eccetera, per cui so chi risponde in tempo reale, quanto in fretta a rispondere, e mi ricordo di andare a vedere se c'è già una data di convergenza. Quindi sono due casi d'uso che abbiamo visto, la home page, vabbè, ma gli altri due sono la creazione
di un sondaggio fatto di quei 4 più 1 passi, 4 più 1, 5 passi, 4, perché il passo 2 si spezzava in 2, e la compilazione delle risposte. In entrambi i casi, la, chiamiamola, complessità era sulla gestione delle date. Il calendario e le date sono una bestia abbastanza antipatica da gestire in qualunque interfaccia. E quindi hanno gestito in un certo modo attraverso le tabelle, delle semplificazioni, dei passaggi intermedi. Non c'era nessuna complessità nello scegliere la funzione che vuoi, perché la funzione era una sola. Questo sito fa una cosa sola. La struttura ha passi successivi, wizard, diciamo così, e invece nella seconda parte, per il secondo caso d'uso, era basata su una pagina sola, più una pagina di riepilogo, che è mirata a, diciamo così, ottenere, ma qui non ho messo il nome, ottenere una risposta nel minimo tempo possibile. Poi in realtà non sono tutte queste tutte le funzionalità, perché se uno poi crea un account, si può collegare direttamente al, se è un calendario, che non so, su Google Calendar, lo puoi vedere, quindi riesci a confrontare i tempi, gli slot richiesti con gli impegni che hai sul calendario, fai molto di più. Queste sono funzionalità di base. No? Menu tendina non ne abbiamo visti, radio button non ne abbiamo visti, menu discesa c'è giusto quello per la lingua, ma è molto di nicchia, per il resto non ce ne sono, una scelta di questo tipo. Vediamo una scelta molto diversa? Molto. Vabbè, questo lo conoscete, in realtà questa parte qua non la conoscete perché è quella che vediamo noi, ma volevo farvi vedere un processo. Ci facciamo sempre le stesse domande, no? Dove sono, cosa posso fare, come lo faccio? Questo processo qua, attraverso il quale noi registriamo i voti d'esame. Allora, questo è il processo di per sé abbastanza complesso, da molti casi d'uso. E qui vediamo che è già anche un pochino più strutturato. Nel senso che qui c'è già un menu esplicito di varie funzionalità. Io posso andare alla lista degli appelli o dei verbali d'esame, che è questa in realtà. Posso avere un elenco dei verbali controfirmati. C'è una piccola complicazione nel fatto che ogni verbale per essere valido deve avere due firme, due docenti diversi. Per cui quando io ho chiudo un verbale di uno dei miei corsi, di cui io sono la prima firma, ho bisogno di un collega che metta la seconda firma. Viceversa, quando qualche collega chiude un verbale, magari chiede a me di controfirmarlo, e quindi io qua ho l'elenco dei verbali che ho controfirmato su, diciamo così, esami, corsi di miei colleghi. In questo corso in cui siamo io e Torchiano, facciamo i corsi paralleli, ce li firmiamo in modo incrociato. Per cui se vado nei verbali controfirmati vedrò tutti quelli del secondo corso. A parte questo, poi c'è la lista, vedi l'elenco, crea un nuovo verbale, statistiche, esci. Quindi ho già un menu che prima non avevo, perché ho varie funzionalità molto diverse. Questa visualizza, questa crea e questa è puramente informazioni, informative, sì, visualizza le statistiche. Statistiche di questo tipo qua. Cioè, quanti verbali ho fatto, quanti esami per ogni materia, per ogni codice, voto medio, cose di questo genere. Non dà molte informazioni sulla distribuzione dei voti, no? Dà statistiche su quanto lavoro ho fatto, questo servono. Avere il sistema informativo, tenere sotto controllo quanto ruscano o non ruscano i professori. Ok, questo è un elenco di esami, di verbali d'esame divisi per appello. Qui sopra ho la finestra che permette di impostare dei filtri.
guardate come mi ha detto cosa posso fare. Questa è una visualizzazione, lista appelli. Mi dice, tu vedi l'elenco, l'elenco è organizzato per appelli, ma poi questo elenco lo posso filtrare. Beh, fai vedere o non fai vedere tutto, l'intervallo di tempo, quanti ne voglio vedere, posso anche vedere quelli chiusi oppure no, e così via. Quindi un elenco e posso in qualche modo pilotare l'estensione di questo elenco, più lungo, più breve, per quanti mesi voglio vedere. Quindi qui stiamo combinando due azioni possibili da parte dell'utente, visualizzare e filtrare, sulla base di criteri molto semplici di filtrare. Viceversa, posso creare un verbale da zero. Questo caso d'uso è presente, ma non è molto utilizzato. Non è molto utilizzato perché i verbali per noi vengono creati in automatico dalle prenotazioni d'esame. Quando voi vi prenotate per l'esame, due giorni prima scade la prenotazione, nel momento che scade la prenotazione, viene, diciamo, chiuso l'elenco degli iscritti, viene creato un verbale vuoto in automatico con quegli studenti. Per cui crea verbale ci serve proprio solo quando devi fare l'appello per le tesine, l'appello speciale, in cui c'è uno che arriva, era in Erasmus, eccetera, allora devi mettere un appello in una data nuova che non ricade nelle prenotazioni, altrimenti ci troviamo già pronti, senza i voti. Crea verbale, vediamo il crea verbale però, anche perché di nuovo un processo di creazione. Allora, ho cliccato su crea verbale, lui pensa un attimo, allora che cos'è un verbale? E qui vedo quali sono le informazioni di un verbale d'esame. Sto vedendo il modello datico. Ma prima di entrare nel modello dati facciamoci le solite tre domande. Dove sono? Sono nella creazione di un verbale. C'è scritto qua. In qualche modo il menu me lo fa capire anche se in un modo molto strano, fatemi dire. Nel senso che io ho cliccato su crea verbale, normalmente mi sarei aspettato che il menu rimanesse invariato e la voce crea verbale fosse in qualche modo evidenziata, perché sei lì. Hai selezionato questa voce, quindi sei lì dentro. Invece anziché essere evidenziata è sparita. Forse è un modo per dirmi, sei lì dentro, quindi non ha senso mostrartela, ma è poco standard. Quindi, dove sono nella procedura di creazione verbale? È una procedura che si conclude in un passo solo? Non lo so. Probabilmente no. Infatti qua c'è un procedi. Non c'è un termine, un chiudi, un salva. Però non ne sono sicuro. Non è proprio inequivocabile questa cosa. Se ci sono dei passi successivi, non sono dichiarati qui. A differenza di Doodle, dove c'era 1, 2, 3, 4, poi erano 5, ma... Qui no. Quindi l'unico indizio che forse non si chiude tutto qua è uno cognitivo. Cioè, so che non basta mettere quattro cose, perché dovremmo anche metterci gli studenti e i voti. Quindi... E poi il nome di questo bottone che non è... Cosa posso fare? Fornire queste informazioni. Quindi il dove sono abbiamo già visto che non è del tutto non ambiguo. Non è del tutto, sì, è in parte ambiguo. Cosa posso fare? Inserire delle informazioni. E quali sono le informazioni? L'esame, il codice dell'esame, che direi che è questo, la data dell'appello, qui posso scrivere una data, o questa iconcina qua mi fa capire che posso anche sceglierla, diciamo che c'è stato ieri, l'ora dell'appello, che in realtà è opzionale, mentre la data è obbligatoria, perché l'ora non compare sul verbale, questo non si capisce da qua. Ve lo so dire io, che se non seleziono la data non si arrabbia, l'ora non si arrabbia, se non seleziono la data invece si arrabbia. Ma da qua non si capisce, quindi queste tre facce. E l'aula anche, idem, lo posso scrivere ma non è
vincolante. Quindi qua ci sono due informazioni obbligatorie e due opzionali, ma non c'è modo di saperlo. Rispetto a quella precedente ho qualche critica in più, non su questa interfaccia, ci sono diverse cose in più che mi lasciano dubbioso. Vabbè, diciamo che ieri abbiamo fatto l'esame e non me la lascia creare perché dice non siamo in una sessione di laurea, non siamo in una sessione d'esame, va bene, dai, allora quando è che eravamo in sessione d'esame? Al 20 settembre? Sì. 20 settembre non eravate ancora iscritti, quindi non mi posso dare il voto, mi spiace. Poi è comparso, guardiamo sempre dall'esterno, un secondo menu. C'è il menu principale, continua a esserci, manca la voce crea verbale, c'è invece la voce verbale controfermata che nella pagina precedente non c'era. Questo non ha spiegazione sulla terra. Ma è comparso un secondo menu. Un menu, diciamo, di secondo livello. Questo potrebbe essere il menu principale di questo sito sulla registrazione esami. Questo invece dà delle funzioni specifiche su questo verbale. Si chiama comandi. E cosa posso fare su un verbale? Posso aggiungere uno studente e basta, essenzialmente. Tra l'altro, importare dati, se per caso avessimo i voti in Excel, ma devono essere formattati nel modo che lui piace, per cui... Oppure chiudere verbale, dimenticarla, lasciamo perdere, ho sbagliato. Questa X significa un cancello, semplicemente. Non c'è scritto cancella perché, visto che queste cose possono avere un valore legale, non si cancella mai niente. Ok? Quindi poi alla fine questo qua è vero, eh? Lo annullerò, ovviamente. Posso fare aggiungi studenti. Quindi... cliccato su aggiungi studenti, perché un verbale senza studenti non è molto utile. Dove sono? Beh, sono dentro la creazione di un nuovo verbale, in particolare nell'inserimento di studenti. Questo menu di secondo livello è cambiato e mi dice che a questo punto posso o andare avanti oppure tornare al verbale. Qua, aggiungi studenti. Cambia questo menu. Quindi questo menu di secondo livello si adatta al contesto in qualche modo. E per aggiungere uno studente, ciò che mi chiede è mi fornisce un modulo di ricerca. Ricerca è diverso da inserisci. Se io qua leggessi scritto inserisci, capirei che devo inserirti matricola, nome, cognome e nome precisi. Se invece c'è scritto ricerca, vuol dire che io posso fornire matricola o cognome o nome e lui ricercherà quelli che corrispondono. C'è qualcuno qua che era già scritto l'anno scorso? No. Io i nomi non me li ricordo. Non mettiamo nessun criterio di ricerca, me li dovrebbe tirare giù tutti. Eccoli qua. Se avessi messo un criterio di ricerca, mi avrebbe dato solamente quelli. Allora, ricerca seguita da selezione. Per trovare un nome... Per selezionare un nome da un elenco potenzialmente molto vasto, il pattern di interazione è questo. Non ti devo chiedere di inserire tu i dati, perché i dati li ho già. Ti devo permettere di accedere ai dati che ho. Ma visto che questi dati potenzialmente sono molto lunghi, molto ampi, qui non sono neanche tantissimi, perché più di metà hanno già passato l'esame,
e il corso di per sé non è dei più numerosi, forse è un corso del primo anno dove è magari attivo da 3-4 anni, quindi tu hai una bella montagna di arretrati, magari nei 400 nomi, quindi non ti presento mai, se l'elenco può essere lungo, non te lo presento mai tutto insieme la prima volta, ma ti do un modo, come questo forum di ricerca, per filtrarlo. Anche perché se devo registrare un voto non è che vado alla cieca, saprò, avrò delle informazioni, un nome su un compito, magari scritto male, oppure la persona davanti, no? Quindi ho già delle informazioni. Altrimenti, vabbè, qua, in questo caso, è un modulo di ricerca in cui se non specifico nessun campo, mi dà l'elenco di tutti gli iscritti a quell'esame. Poi ci sono delle stelline, dei warning, non, adesso non andiamo a leggere i nomi, se non mi denunciate per la privacy, chi è a posto con l'iscrizione, questo è un punto interrogativo, questi arancioni non fanno niente di male, non solamente il cognome comincia con M, quindi sono nel secondo corso, per quello mi dice attenzione che non sarebbe un tuo studente, è scritto quel corso ma non è un tuo studente, quindi. Però io posso scegliere due o tre di queste persone a caso, senza guardare, e posso aggiungere al verbale. E qui ho concluso il mio caso d'uso. Come faccio a accorgermene? È perché sono tornato... Sono tornato, diciamo, alla pagina iniziale, con in più un menu di secondo livello che prima non c'era. E se vado nell'elenco dei verbali è comparso questo nuovo, questo qui che ho appena creato con 4 persone. Allora, il caso d'uso crea verbale di fatto è composto da quali passi? Il primo passo è la scelta dell'esame e la data, il secondo è l'inserimento di studenti. L'inserimento di studenti a sua volta era diviso in una ricerca e poi una selezione tra i risultati della ricerca. Tutto abbastanza, non ho dovuto scrivere quasi nulla, solo selezionare, perché l'appello non è che mi invento io di quali esami posso registrare i voti, sono quelli di cui sono titolato, mi scelgo tra quelli. La data scelgo tra quelle del calendario, gli studenti scelgo tra quelli iscritti. No, è molto raro nei sistemi informativi che funzionano bene il caso in cui io debba inserire dei dati nuovi. Inserisco, beh, quando vado sul verbale devo inserire il voto ovviamente. Quindi ciascuno dovrà dare il voto, dovrà dire se è assente, presente o eventualmente ritirato. E poi su un verbale aperto ho tutta una serie di funzioni in più. Posso ancora aggiungere altri studenti, perché ci sono sempre quei 3 che non si prenotano, e allora quando è ora di registrare i voti devo aggiungerli a mano. Assegna assente a più persone contemporaneamente, oppure assegna respinto a tutti quelli a cui non ho dato un voto, eccetera, eccetera. Poi ci sono questi due passaggi, pubblica e consolida, che sono quelli che sono rilevanti anche per voi. Pubblica è quello che pubblica sul portale. Quando voi ricevete la mail, sono disponibili i risultati preliminari, è perché io ho cliccato su questo. E quindi tutti gli studenti che sono elencati riceveranno questa mail e potranno andare sul loro portale e vedere qual è il loro voto. Non lo faccio, sono questi 4 poverini, si agitano. Consolida invece è l'operazione di firma, cioè rende definitivo e si passa attraverso la firma digitale, quella più complessa perché richiede un codice via SMS e cose del genere, no? Se anche dimenticassi qua il computer aperto non potete registrare nessun voto, quindi sono tranquillo. Sì, poi in realtà il processo è abbastanza complesso, perché poi il sistema informativo qua dietro ha un'interfaccia relativamente semplice, ma dietro è complesso. Come vedete ci sono delle lettere a fianco, qui c'è una I, c'è una V, c'è una P, poi ce ne sarebbero altre, tipo una C, che indicano lo stato del verbale. I è uno stato iniziale, P vuol dire pubblicato, V vuol dire verificato, quindi valido. No. E questo, vabbè, sarebbe, se parlassi del modello concettuale, lo stato in cui si può trovare il verbale. E a seconda delle azioni che faccio, quando seleziono pubblica,
il verbale passa dallo stato iniziale allo stato pubblicato. Quando clicco su consolida passa prima nello stato che è fatto in attesa di controfirma e poi nello stato di validato. Veniamo all'interfaccia. Cosa posso fare in questa interfaccia qua? Sono dentro un verbale fittizio immaginario. Cosa posso fare? Riempirlo. Cosa posso scrivere? Il voto. Nel momento in cui scrivo il voto le altre caselline scompaiono. Nel momento in cui dico che è assente scompare invece la possibilità di inserire un voto. E così via. Sono di fatto tre colonne mutuamente esclusive. O sei assente, o ti sei ritirato o respinto, oppure è in vuoto. C'è la possibilità di cambiare la data della registrazione per il singolo nome, e questo è evidenziato da queste frecce. Ha senso per chi magari fa l'orale su più giorni, no? C'è la data dell'appello e poi l'orale si svolge in giorni diversi. La maggior parte dei corsi che hanno un esame scritto, invece la data dell'esame è quella dello scritto, non è quella in cui vi danno i voti. E poi ho queste caselline qui che hanno un significato diverso da queste, quindi a prima vista potrebbero un pochino confondere, ma essendo messe in prima posizione ci ricordano il fatto di poter selezionare più righe e fare un'operazione unica su tutte le righe insieme. Ci sono caselline di selezione che non vanno a modificare il contenuto del verbale. Quindi qui è usata molto la tecnica della comparsa-scomparsa di elementi per garantire la coerenza. Queste checkbox non sono proprio checkbox, perché anzi, questa qui è incompatibile con quell'altra. Quindi la checkbox che mi dice che le puoi selezionare volendo tutte e due contemporaneamente mi dà il messaggio sbagliato. In realtà qui significa che ogni voto può essere registrato in tre modi. Assente, ritirato o voto. Nel caso del voto devo metterci il valore. Quindi probabilmente dal punto di vista dell'interfaccia sarebbe stato più sensato mettere tre radio button o una tendina, ma la tendina è pesante da... Cioè io l'avrei potuta pensare così. Fatemi alzare un attimo questo. Apro Balsami, mettiamo 10 minuti. Il tipo di informazioni che devo inserire lì, se usiamo le linee guida che abbiamo visto la settimana scorsa, potrebbe essere assente, radio button ritirato, e poi ultimo radio button voto con una casellina di testo bianco. Questo è molto meno ambiguo. Se no, perché capiamo che se è assente non può avere il voto. Però stiamo applicando la conoscenza di dominio per leggere quell'interfaccia. L'interfaccia dovrebbe essere comprensibile anche scritta in giapponese. Dato che questi tre sono tre esiti possibili e in caso di questo esito serve un valore. L'altra alternativa sarebbe quella di fare una tendina con tre valori a scomparsa, diciamo, a discesa. I tre valori sono ovviamente assente, ritirato e voto, e nel caso in cui selezioni voto a fianco compare o si abilita una casella. Dal punto di vista del vincolo sull'informazione sono equivalenti, dicono la stessa cosa, dicono che di queste tre opzioni ce n'è una sola. Poi, selezionando voto, si abilita una casella di testo. Qui è più esplicito, perché la casella di testo è sposata col voto. Qua invece non c'è una relazione diretta tra la voce che ho selezionato e quando deve comparire o non comparire.
In più, questo, se, quando è, cosa sceglierete? Il primo o il secondo? È il primo più veloce, perché per scegliere una voce basta fare un clic. Per scegliere una voce e una tendina bisogna farne due, una per aprirla e l'altra per scegliere. Però è più compatto, occupa meno spazio. Allora, qui ho lo spazio, sì, vedete quanto è largo. Quindi in quelle tre colonne ci sta. Allora in questo caso, avendo lo spazio disponibile, prediligerei, non mi viene la parola, questa soluzione perché è più rapida, più usabile. Ci metto la metà del tempo a compilare un verbale. Se invece avessi problemi di spazio, avessi molte più informazioni da inserire, molte più colonne, allora questa seconda sarebbe possibile. E qui abbiamo una modalità di interazione, una modalità di navigazione, di interazione che è molto diversa da quella precedente, no? Al di là del fine, dell'inserimento del voto, dei radio button. È basata su menu che ti permettono di accedere ai casi d'uso principali e poi all'interno a, diciamo, dei casi d'uso secondari. No? Aggiungi studenti è un caso d'uso che è chiaramente obbligatorio quando creo un nuovo verbale, ma può anche essere applicato a un verbale già esistente. E poi ci sono invece altre operazioni che avvengono attraverso dei bottoni, no? Che sono essenzialmente la conferma del verbale salva, no? Il verbale corrente, le cose che ho inserito. Quindi qui siamo di fronte a un sistema che ha molte più funzioni del precedente, di quello che abbiamo visto prima, e quindi per poter rendere accessibili queste funzioni, anziché un bottone solo per dire crea un evento, hanno dovuto strutturare dei menu su due livelli. Primo livello di menu per le funzioni principali e poi all'interno di ogni funzione principale c'è un secondo menu che poi cambia e diverso in funzione del contesto, che ti rende disponibili le operazioni possibili in quel momento. In più si fa appello alla memoria visiva, il menu è sempre alla sinistra e man mano che si scende dall'alto verso il basso il menu acquisisce il livello di dettaglio, quindi il menu principale è il primo, quello secondario è il secondo, così. Addirittura più sopra ancora c'è un home che ti permette di tornare all'ambiente precedente, al portale della didattica fuori dalla funzione di sezione d'esame. Quindi dall'alto verso il basso scendi sempre di più verso le sottofunzioni, dal basso verso l'alto vai sempre più verso le macro funzioni. Ah, quindi questa parte è una delle parti del portale che è stata progettata meglio, perché ha tutta una serie di livelli di coerenza, di usabilità, di rapidità, a parte questo qua del checkbox, ma a livello di struttura generale è molto difficile sbagliare. Si viene guidati molto bene, contando poi la quantità di verifiche dietro le quinte che deve fare ogni volta che viene scelta una voce o uno studente, si è iscritto, abbia pagato le tasse, sia nel corso giusto, non abbia già sostenuto l'esame, eccetera, eccetera, non l'abbia sostenuto in questa sessione, è decisamente efficiente. Ok, io vorrei farvi vedere ancora un altro paio di esempi. Lo facciamo dopo un po' l'intervallo, no? che hanno invece un'impostazione ancora diversa, tanto per vedere un po' le tipologie, le casistiche. Tanto qua adesso non va avanti la wireless, quindi